Buongiorno, non spaventatevi, ma stamattina vi do il buongiorno così sto facendo una maschera, però non volevo farvi vedere nel dettaglio ogni volta la mia routine mattutina di skincare, visto comunque che su Instagram molto spesso la condivido insieme a voi. Comunque stamattina sono troppo contenta perché poco fa è arrivato il corriere e ci ha consegnato il pacco di ASOS, l'ordine che avevo fatto insieme a voi, non so se vi ricordate, la settimana scorsa, fine settimana, è già arrivato. Quindi sono troppo curiosa. Dopo lo apriamo insieme, vediamo tutte le cose che ho ordinato, le vado anche a provare sperando di aver azzeccato le taglie. Comunque stamattina sto facendo questa maschera qui di Hello Body. Questa è una maschera purificante per pelli sensibili che assorbe il sebo in eccesso. Devo dire che mi piace molto anche perché la tenere in posa pochissimo, soltanto 7 minuti. Quindi ho messo il timer, dopo la vado a rimuovere, metto la crema idratante, crema contorno occhi, mi trucco, vado anche a cambiarmi, così poi possiamo finalmente spacchettare insomma il pacco e vediamo tutto quanto, perché quando arrivano le cose sono sempre troppo curiosa, ma tante cose mi piace aprirle insieme a voi, quindi devo resistere. Ed eccomi qui pronta, truccata e vestita, non sono più in pigiama. Tra l'altro molto spesso mi chiedete di questa camicetta, questa l'avevo presa tantissimi anni fa, ma davvero tanti, da Stradivarius. Mi piace molto perché è bella leggerina e poi la butto in lavatrice, la stendo e non ha bisogno di essere stirata perché non resta neanche una piega, quindi top, adoro quando i capi escono perfetti dalla lavatrice. Non hanno bisogno di essere stirati. Comunque adesso vi faccio vedere com'è ridotto il mio tavolo, visto che mi dite sempre sei super ordinata, non è mai niente in disordine. Aspettate di vedere questo. Questa è la situazione e non è così da oggi, ma è così da domenica pomeriggio, e oggi siamo a martedì. Ho dovuto fare un video dedicato ai pacchi regalo che probabilmente avrete già visto, oppure no, non lo so ancora. Comunque ho preparato appunto il video e visto che è stato abbastanza lungo da registrare, da preparare, ci sono ancora tutte le cose qui. Dopo vado a sistemarle anche sul mobile. Guardate che casino che c'è, però non voglio spoilerarvi troppo, quindi lasciamo così. Ci sono anche le luci che devo portare via, e qui il pacco di ASOS che non vedo l'ora di aprire, sperando insomma che le cose siano carine. Ne approfitto un attimo prima di mostrarvi le cose di ASOS per farvi vedere delle decorazioni natalizie che ho ricevuto la settimana scorsa. Su Instagram già ve le ho fatte vedere, ma qui su YouTube ancora no, e sono davvero belle. Metto un attimo questa sorta di burro labbra di Pixi, super idratante, che mi piace molto. Le colora leggermente, ma proprio leggermente, sono super morbide, belle idratate e anche un po' luminose, ma proprio una cosa super leggera. Devo dire che mi piace molto e lo sto utilizzando tutti i giorni. Comunque, tutti i prodotti che vi faccio vedere adesso arrivano dal brand I Dettagli. Praticamente è un negozio dedicato alla casa, dove trovate piccoli complementi d'arredo, e adesso hanno lanciato appunto la collezione dedicata al Natale. Vi lascio magari qui in descrizione anche il link della loro pagina Instagram, così potete vedere proprio bene tutto quello che hanno. Ho ricevuto queste statuine che sono bellissime, guardate che carine, spero che mi vediate bene anche perché qui ho la finestra, quindi noto che da questa parte sono super illuminata. Comunque, sono questi qui. Sono tutti in legno, fatti benissimo. Oltre a questi c'è anche qualche altra statuina. Io ho scelto l'elfetto con la sciarpa verde, Babbo Natale, stupendo, carinissimo. Lo schiaccianoci, eccolo qui. E il pan di zenzero, che forse tra tutti questi qui è il mio preferito. Guardate quanto è tenero. Questi secondo me sono perfetti da mettere come segnaposto per il pranzo di Natale. Ne ho solo 4, quindi
A parte che non so cosa faremo a Natale in realtà, non so se ci potremo trovare oppure no, se ci troveremo soltanto con i nostri genitori, comunque in tal caso no, non ci bastano. Però l'idea di utilizzarli come segnaposti secondo me sono proprio belli, magari accanto al piatto, vicino al bicchiere, per ogni persona mettere una statuina di queste, oppure anche semplicemente al centro della tavola, magari con qualche candela. Poi nella versione grande c'è lui, adorabile. Questo è un orsetto con la sciarpa azzurra. Sapete che io amo questo colore, tra l'altro si sposa anche molto bene con la scritta. Bellissimo e fatti super bene, sono proprio curati nei minimi dettagli, davvero bellissimi. E poi c'è una decorazione da parete, oppure volendo si può fissare alla porta o perché no anche semplicemente appoggiarlo sopra una mensolina. Ed ecco qua. 2020 Natale, c'è il fiocco di neve e il cervo, è bellissimo. Qui c'è il buchino, diciamo, per infilare o lo spago, comunque un nastrino, e fissarlo poi appunto o alla porta. Mi piacerebbe, però alla porta non saprei in realtà come metterlo. Utilizzo tipo un po' di biadesivo, magari qua ai laterali, e lo fisso alla porta d'ingresso, oppure no, non so, devo trovargli un posticino pure sopra una parete o anche qui all'ingresso sulla mensolina. Anche questa decorazione è tutta in legno ed è fatta bene. Oltre a questa c'è anche un altro modello, però mi ha colpito tanto, tanto questa versione. Ringrazio ancora i dettagli per avermi omaggiato di queste cosine che non vedo l'ora di andare a disporre qui in casa. Detto questo, apriamo finalmente le cose di ASOS e vediamo tutto quanto. Sono troppo curiosa, anche perché non sono convinta tipo del cerchietto, forse quello lo renderò, non l'ho ancora visto, però durante questi giorni ci ho un po' pensato e mi sa che alla fine lo sfrutto davvero poco, quindi penso di renderlo. Pranzettino, io ho preparato una vellutata di piselli e zucchine che mangerò con questi crostini con olio d'oliva. Questo invece è risotto ai funghi, che è già finito praticamente, devo ancora iniziare. Buon appetito! Abbiamo mangiato, sistemato tutta la cucina, quindi adesso possiamo aprire il pacchettino di ASOS, o meglio, pacchettino, insomma, non è tanto piccolo. Tra l'altro, questa è la prima volta che mi arrivano i prodotti all'interno di una scatola. Di solito sono all'interno di una busta. Si vede che magari stavolta ho ordinato un po' più di cose, quindi hanno preferito usare la scatola. Andiamo. Da cosa partiamo? Allora, direi di partire da queste scatoline qui, dove ci sono le mollettine per i capelli, immagino. Infatti, qui abbiamo il mollettone. Eccolo qui, è tutto, tutto dorato con qualche fiorellino. Sono disegnati dei fiorellini sempre dorati. Io di solito questi li utilizzo per raccogliere, diciamo, prendo due ciuffi e vado a fissare i capelli tipo in questo modo qua. Specialmente quando faccio magari la skin care e non voglio avere i capelli davanti agli occhi, però devo dire che mi piace tenere due ciuffetti laterali, non so come mi può stare. Molto semplice però. Devo dire che raccoglie bene i capelli e forse fa anche il suo effetto. Che dite? Perché di solito lo utilizzo il classico nero, il classico mollettone da supermercato, però questo mi sembrava un tantino più sfizioso ed elegantino. Dopo ho preso anche delle mollettine, che sono queste qui. Tutto confezionato benissimo, tra l'altro, quindi troppo bene perché c'è tanta plastica. Comunque le mollettine sono queste qui, con le stelline, due con le stelline e una invece con un punto luce, uno zirconcino bianco. Eccole qui, queste le ho prese in realtà perché mi piacerebbe utilizzarle magari qui durante il periodo natalizio, magari per le feste o Natale oppure alla vigilia, usare sia la stellina grande che quella più piccola, due, tenerle qui vicino. Secondo me queste sono davvero molto carine. Poi passiamo,
In realtà c'era anche il cerchietto, quindi vediamo prima quello. No vabbè, per confezionare un cerchietto, guardate che confezione esagerata che hanno fatto. Uno spreco. In realtà è anche carino, magari per fare qualche video o qualche foto, qualche scatto, però non andrei mai in giro con una cosa di questo tipo, mai. Adesso la provo. A me non convince sinceramente, devo vedermi bene perché da qui faccio fatica a capire, però boh, non sono convintissima. Sono andata a far vedere il cerchietto a Ste e anche lui non lo approva molto, quindi mi sa che questo lo renderò. Comunque, vuoi vedere i tuoi maglioncini? Sì. Allora, aspetta perché ce ne sono un po', non capisco quali sono i tuoi. Tu hai preso qualcosa di nero? No. Ok. Prima li faccio vedere. È questo. Ma per me è carinissimo. Questo qua, verde, con il cervo, la renna. La renna. Rudolf, hai ragione. Rudolf. Con il naso rosso, sì, infatti, la renna. Vabbè. Comunque, per me è carinissimo. Taglia M. Provalo. Bello! Ti sta bene? Forse è un po' largo. Aspetta, sei corto? Perché dietro... Un po', però carino, eh? Sì, mm-hmm. Intanto che va a vedersi, vi faccio vedere un altro maglioncino. Quindi sempre il suo, così poi lui è libero e può fare le sue cose. Poi ho preso questo maglioncino rosso, decisamente natalizio, decisamente, con le renne, con tipo stelline, insomma, proprio il classico, classico maglione natalizio. Peccato perché da donna così non c'è. Però adesso che lo guardo bene, ste cosa ti ricorda? Il mio pigiama di Yamamaya è praticamente identico, identico. Il mio è un pigiama, il suo però è un maglione. Eccolo qui. È carino, è molto carino anche questo, che è super natalizio. Vai, prova. Intanto, cosa dici di questo verde? Non ci vado in giro, soltanto per il pranzo di Natale, per fare, per essere proprio in mood natalizio. Io invece probabilmente ci andrò anche in giro. Allora, vi faccio vedere prima, cosa? Piccolo. È piccolo? Vi faccio vedere prima questo qui nero con i glitter, le candy cane e i pompon. Ah, non è nero, è verde. Cioè, io ero convinta fosse nero. È verde, vi assicuro che è verde. Non so se in videocamera si capisce che è verde. È un verdone scuro, quasi come il maglione che ha scelto stesso. Il suo è leggermente più chiaro. Guarda il mio, che carino. Bello. Ti piace seriamente o lo dici così tanto per... Comunque, il mio primo è questo qua, ero convinta fosse nero, invece ho trovato una bella sorpresa, devo dire che forse lo preferisco verde, anche perché ce n'è uno che è tutto nero, quindi non mi va male. Dettagli argentati, e poi ci sono appunto i pompon, le stelline con le paillette, candy cane. Secondo me questo è bellissimo, io sinceramente con questo ci esco tranquillamente. Ah! Mi ero dimenticata, ci sono anche leggings in pelle. Però continuiamo con i maglioncini natalizi. Ed eccolo qua. Tutto nero con la scritta Merry Christmas, con l'alberello, la stellina. Mi piace l'idea che la scritta sia così, fatta in questo modo. E poi mi piace anche il fatto che sia tutto nero, perché secondo me questo è tranquillamente, cioè, portabilissimo. Magari con una gonnellina a vita alta, magari in similpelle. Per me ci sta molto molto bene, non vedo l'ora di provarli. Dopo con calma me li provo tutti e vi faccio vedere. Ultimo maglioncino natalizio è questo qui, è verde e bianco. Eccolo, questo è un po' too much forse, nel senso urla Natale da tutti i pori perché è scritto ovunque, davanti, dietro, sulle maniche, ovunque, però... È carino, adesso li devo vedere indossati per capire se poi effettivamente anche indossati mi piacciono come vestono. E poi l'ultima cosa, e abbiamo finito,
I leggings in pelle, io utilizzo tantissimo i leggings in simil pelle neri durante l'inverno, proprio li porto un sacco, ma davvero un sacco, e tutti gli anni puntualmente mi ritrovo con la parte dietro, sotto il sedere diciamo, quindi dove ci sono le cosce, dove sfrega, che si spela sempre, e quindi puntualmente tutti gli anni li devo cambiare. Di solito li prendo da Calzedonia, quest'anno ho voluto provare questi di ASOS con l'elastico in vita, di questi ho preso la taglia S, esatto. Voglio vedere insomma come sono indossati, perché mi piacciono belli, aderenti, non mi piace che facciano l'effetto un po' leggermente larghino, ma mi piace proprio che seguono per bene la gamba, la figura. Adesso vado a provare tutto quanto e vediamo indossati come sono. Ed eccoli indossati. Partiamo dal primo, che è questo qua. Direi che come taglia mi va bene. È un pochettino corto, non fate caso adesso ai leggings perché sono in casa, però magari all'interno di un jeans o di una gonnellina, secondo me è molto carino. Anche di manica mi va bene. Mi piacciono questi pompon che ci sono in rilievo, colorati, i candy cane, ce n'è uno anche qua, poi ci sono le stelline. Mentre dietro invece ci sono soltanto le strisce, ma tutti questi dettagli non ci sono, quindi li troviamo soltanto davanti. Questo penso di tenerlo perché lo trovo molto molto carino. Poi io adoro proprio i maglioni in generale, quindi sarà difficile. Magari l'unico di cui potrei non essere convinta è quello a righe verde e bianco, però adesso lo provo e vediamo. Questo lo tengo. In generale non mi dispiace il maglioncino, cosa non mi piace? Il polsino, perché è troppo lungo. Sicuramente se fosse stato molto ma molto più corto mi sarebbe piaciuto di più. Comunque vabbè, così come taglia ci può anche stare, perché comunque è un maglioncino corto e lo volevo portare magari con il pantalone vita alta, dei jeans o una gonnellina. Però non mi piace proprio la manica, cioè la manica stretta così in fondo non mi piace per niente. E poi l'ultimo è lui, che devo dire non mi dispiace affatto, perché è molto molto più sobrio rispetto agli altri. Mi sembra forse un po' morbidino qui sui lati, eppure ho preso una taglia XS. Comunque poi la manica mi va bene, lunga al punto giusto, il polsino è aderente però non evidente come l'altro. Me lo sento un po' grandino, però questa è l'unica cosa. Per il resto mi piace anche la scritta così in rilievo con l'albero di Natale. Ho provato anche il leggings e devo dire che è bello aderente, quindi questo sicuramente lo tengo. Rieccomi, ormai si è fatta sera, perché è ora di preparare la cena. Sono le 7 in punto esatte. Poi oggi pomeriggio non ho più registrato niente, dopo avervi fatto vedere il nostro shopping di ASOS, perché mi sono messa all'editing di un contenuto che dovevo assolutamente consegnare oggi e mi è passato tutto il pomeriggio praticamente. Stasera per cena facciamo il petto di pollo come secondo e come primo gli gnocchi. È il mio piatto forte, o meglio, mi piace tanto, quindi lo mangio volentieri, ogni tanto lo faccio, con lo zafferano e le zucchine, non con i gamberetti perché non li ho, o meglio, di solito metto le mazzancolle, le prendo fresche, però non le ho e quindi mettiamo solo le zucchine, quindi è meglio mettermi ai fornelli, perché più che altro le zucchine hanno bisogno di un attimo di tempo per cuocersi, quindi vorrei mangiare abbastanza presto stasera, per 7:30 al massimo, per 7:40. Però mi sono resa conto di non avervi poi fatto vedere il pavimento, o ve l'ho fatto vedere, no che non ve l'ho fatto vedere in nessun vlog, perché oggi tra Instagram e il vlog non sto più capendo. Su Instagram vi ho fatto vedere il pavimento, anche qui in cucina, anche con una foto e anche nelle stories, ma qui su YouTube oggi non ve l'ho fatto vedere, quindi ne approfitto adesso. Aggiornamento pavimento, abbiamo fatto tutto questo angolo della casa, quindi qui dove c'è il tavolo. Mi avete anche chiesto come ho fatto, ho semplicemente spostato tutto il tavolo, l'ho messo qui. Il mobile, quello non l'ho spostato, quindi
un domani, se andremo a cambiare il mobile, andrò a ritoccare anche la parte che manca. La tenda l'ho alzata, qui sono andata dietro alla stufa, una scomodità pazzesca, però sono riuscita. Ho fatto tutto, la porta d'ingresso e la cucina. Guardate che bello, sta proprio proprio bene. Mi avete chiesto, ma non fai battiscopa? Sì, so che ci sono anche quelli, infatti vedete qua la fuga è come era prima, la fuga del pavimento. Devo andare a farlo, però prima ci tenevo a finire completamente il pavimento. Adesso che manca la camera, dopo aver fatto quella, andremo a ultimare tutti i battiscopa. Fortunatamente questo lavoro è molto più veloce perché ce ne sono pochi da fare, non è come fare tutto quanto il pavimento che è stato davvero lunghissimo. E comunque nulla, questo è il risultato. Ci tenevo insomma a farvelo vedere anche qui su YouTube, visto che questa zona della casa ancora non era finita, quindi non avevo potuto farvela vedere. Ed è cambiato completamente. Tra l'altro, non so se ve l'ho detto, ma abbiamo finalmente confermato e ordinato anche il tavolo, arriverà l'anno nuovo, quindi bisogna aspettare un attimino, non vedo l'ora, anche perché poi non l'abbiamo più chiuso, è sempre rimasto aperto, però vedete questa cosa, cioè questa apertura qui che è diversa, non sta ovviamente bene, e questo lo metteremo in taverna. Comunque ci tenevo a farvi vedere l'albero illuminato, adesso ormai è tardi, fuori c'è completamente buio come potete vedere dalle finestre, e questa è l'atmosfera che dà l'albero illuminato. In realtà noi lo accendiamo con Alexa ancora tipo alle 5, l'ha collegato per in questo è lui quello tecnologico, infatti se dico Alexa spegni albero di Natale, e l'ha spento, anche perché molto spesso ci dimentichiamo magari prima di andare a dormire di spegnerlo, invece in questo modo mi accorgo che qua sopra dalla cucina è illuminato e quindi avverto Alexa e lei me le spegne. Alexa, accendi albero di Natale. Voilà, fantastico. Mi piace tantissimo quando è illuminato, infatti anche se siamo a casa soltanto noi, la sera io lo accendo sempre, ripeto, dalle 5, 5 e mezza fino a quando andiamo a dormire. Adesso spengo questa luce così vi faccio vedere, ve lo faccio vedere completamente al buio che è ancora più bello. Ed ecco qua, in realtà c'è ancora tanta luce che viene dalle lampade che sono ancora accese e l'applica alla parete, però che meraviglia, adoro questo periodo dell'anno proprio per questa magia. Guardate che bello anche il riflesso nel poster, stupendo. Stasera vi saluto con questo sfondo meraviglioso. Tra l'altro questo pomeriggio su Instagram vi ho chiesto se anche voi avete commesso qualche errore nel fare casa, nell'arredarla, insomma se avete commesso un piccolo errore o comunque se avete fatto una scelta e poi vi siete pentite nel tempo. Io ho ricevuto tantissimi messaggi, tantissime esperienze, la maggior parte lamentano il fatto di aver scelto delle fughe sbagliate o di aver sbagliato il colore del pavimento o comunque di essersi pentite della scelta del pavimento, che è molto importante. Io effettivamente eravamo abbastanza sicuri di quello che volevamo e quindi l'ho scelto super velocemente e alle fughe non ci avevo proprio pensato, però è molto molto importante il pavimento perché cambia proprio l'aspetto di una casa, avete potuto benissimo vederlo anche dalla taverna come è cambiata. Quindi adesso vi metto un attimo sul divano intanto che Stacy fa la doccia e continuo a rispondervi. Vi ho risposto un po' oggi pomeriggio, però poi ci sono tantissimi altri messaggi e volevo cercare di rispondere a tutte, o almeno ci provo, quindi adesso mi ritaglio 20 minuti per continuare a scrivervi e a rispondervi. Spero che il video vi sia piaciuto, di avervi tenuto compagnia. Se è stato così, spolliciate e iscrivetevi al canale. Un mega bacio e al prossimo video. Ciao!